Esca Montage con Vincenzo Salemme al Teatro Sistina con la tua ultima commedia Una festa esagerata. Come nasce quest'idea e come hai deciso di portarla in scena? Ma per la verità l'idea è nata diversi anni fa, poi l'avevo abbandonata perché mi sembrava troppo surreale e grottesca, invece poi quest'anno mi è venuta bene in testa la versione realistica, che era quella che mi interessava, perché l'ho scritta a maggio del 2016, perché volevo raccontare proprio in maniera realistica qualcosa di grottesco, che è l'animo umano, perché l'animo umano ha proprio i tratti del grottesco, perché nascondiamo tante cose dietro una facciata magari educata e perbenista, per cui è quel contrasto reso palese risulta grottesco, invece qui è raccontato in maniera molto naturale, mi sembra, e il pubblico gradisce perché riconosce tante figure, che si parla di condominio, si parla di odi condominiali, perché io devo organizzare la festa insieme a mia moglie dei 18 anni di mia figlia, per cui a Napoli questa cosa è molto sentita. C'è un grande fermento in casa, però poche ore prima della festa muore l'inquilino del piano di sotto, per cui per ragioni di convenienza, etica, morale, siamo costretti a interrompere le cose. Mia moglie e mia figlia come le pazze perché vorrebbero fare la festa lo stesso, io invece sono un po' più coscienzioso. E si passa dalla misericordia e la compassione per questo signore che è morto, fino all'odio addirittura, perché è morto proprio oggi, perché è schiattato di salute, mamma l'ha fatta apposta per dispetto, insomma, è la barbarie dell'animo umano. Riporterai questa barbarie, questo grottesco anche al cinema? C'è un'idea anche di farne una trasposizione per lo schermo? Di questo spettacolo? Sì, mi piacerebbe farne una versione cinematografica, fosse altro che per il fatto che molti mi dicono ma questo devi fare un film, ma questo devi fare un film. Quindi evidentemente molti ci intravedono la possibilità della narrazione più cinematografica, per cui ci proverò senz'altro. Uno spettacolo completo che potremmo definire partecipativo, che conduce verso uno spaccato di vita tra commoventi momenti e divertenti gag che lasciano senza fiato. Salemme qui omaggia al suo mentore Eduardo, esorcizzando attraverso una profonda riflessione il tanto temuto sonno della ragione? Io ho proprio paura del sonno della ragione in generale, da sempre, da quando sono bambino. Mi fa spavento l'irragionevolezza, ma anche la mia stessa irragionevolezza mi spaventa, perché è incontrollabile ed è soprattutto imprevedibile, arriva nei momenti meno opportuni, tra l'altro, per cui credo che tante cose nel mondo accadano proprio per mancanza di buonsenso. Ecco, il sonno del buonsenso più che della ragione in senso più largo, proprio il buonsenso, la semplicità.